Ciao a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovo video. Ve l'avevo promesso e quindi due chiacchiere serali, sperando che questo video possa non invecchiare male, perché ovviamente sapete che in periodo di calciomercato ti metti qua, prepari il video, lo registri, lo editi, lo carichi e magari è già invecchiato. Per questo cerchiamo di non parlare di notizie di mercato, quanto più iniziamo a parlare di calcio vero e proprio, perché siamo la sera del 16 di agosto, il 20 si gioca, si torna in campo, e quindi bisogna parlare di calciatori, bisogna parlare di azioni, bisogna parlare di gol, di assist, di parate, di interventi difensivi, di queste cose qua, perché alla fine il calcio è fatto di questi principi. E quindi oggi cerchiamo di analizzare i singoli, perché abbiamo già spiegato che comunque la Juventus ha mostrato alcune idee diverse rispetto agli ultimi due anni in questi amichevoli. Ora però queste idee diverse devono essere portate a fondo e devono essere comunque anche utilizzate all'interno dei partiti ufficiali. Quello che mi preoccupa di più sarà poi la gestione degli ultimi minuti di partita, perché lì si vedrà veramente se c'è stato un passo in avanti dal punto di vista della mentalità, oppure se ci si rifugierà in antiche convinzioni, in antiche certezze che abbiamo visto negli ultimi due anni con questi calciatori non funzionano. Quindi andiamo un attimino poi a parlare di quelli che sono i singoli protagonisti. Oggi ci eravamo lasciati dicendo che la Juventus stava giocando contro Alessandria, è terminata per 5-0, doppietta di Rugani e gol di Pogba nel primo tempo. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, cantava Gigi D'Alessio, forse alla fine ci aveva pure ragione lui. Pogba posizionato dietro la punta, dietro Vlahovic nel 3-5-2, questa cosa non mi stupisce, ne ho già parlato tante volte, credo che quella sarà la collocazione di Pogba. Ora si apre un vero e proprio caso Pogba, perché anzi, più che si apre, conferma un po' quella che era la mia certezza, e cioè per allenamenti, partitelle, lavoro in gruppo Pogba è assolutamente disponibile, per partite no, perché lo stanno trattando veramente con i guanti, perché hanno paurissima di quello che può essere Pogba. Quindi una sgambata in compagnia contro una squadra come l'Alessandria va benissimo, ma non mi aspetto assolutamente di vederlo nei convocati per Udine. Poi sarei il primo contento a vedere Pogba appunto convocato come calciatore. Ci credo poco, no, meno di poco, quindi questo è. E poi nel secondo tempo è tornato al gol Fagioli, anzi è tornato Fagioli, perché sapevamo che era infortunato per via della spalla, Europa League, una delle ultime gare dell'anno scorso, e poi appunto il gol di Dusan Vlahovic. C'è un'ufficialità, cioè la cessione di Rovella alla Lazio, ci sono le cifre confermate, 17 milioni, c'è anche la conferma dell'operazione, che secondo me è abbastanza folle, perché stiamo parlando di un prestito biennale gratuito in pratica, in cui comunque l'ammortamento andrà a cadere per la Juventus, e quindi sarebbe stato perlomeno interessante un prestito a tot milioni per abbattere, no, con obbligo, che diventa obbligo a seconda di alcune condizioni. Non c'è dato sapere quali, io mi auguro che siano condizioni facilmente raggiungibili a questo punto, perché se poi la Lazio si tiene per due anni gratis un calciatore e alla fine decide nemmeno di riscattarlo, oltre al danno c'è la beffa dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sportivo e quindi di principio a questo punto. E lo dico con la morte nel cuore, perché sapete bene quanto io sia sempre stato uno di quelli che diceva Rovella in prima squadra, e non da quest'anno, già dall'anno prima. Con la morte nel cuore vi dico, speriamo che questa operazione possa concretizzarsi il prima possibile, che queste condizioni non siano impossibili da raggiungere, perché sennò banalmente siamo ancora qui tra due anni a interrogarci un po' come è stato McKennie, un po' come è stato Zaccaria, dentro fuori, fuori dentro, poi rientra, poi va via. Basta, io queste situazioni non le voglio assolutamente più vivere, come mi piacerebbe non vivere più situazioni come quella legata a Bonucci. Sta veramente finendo nel peggiore dei modi, oggi ne avevamo parlato, c'è l'Associazione Calciatori Italiana da una parte, ecco. Si sono mossi sia Bonucci che la Juventus in queste ore. Bonucci su Instagram con una storia in cui viene riportato appunto quello che vi dicevo nel video di stamattina, e quindi Bonucci dovrebbe essere reintegrato in rosa secondo l'Associazione Calciatori. La Juventus dall'altra con un comunicato ufficiale che dice no, noi ci siamo comportati sempre bene. Non sta finendo bene, per niente bene, e mi dispiace, perché comunque stiamo parlando, volenti o nolenti, di un calciatore importante per la storia della Juve, uno di quelli con più presenze, uno di quelli che ha vinto di più, uno dei calciatori che non meritava una fine del genere. Poi Bonucci-Juve è sempre stato un rapporto un pochino difficile in assoluto. Io credo che Bonucci abbia una personalità complicata comunque da gestire, lo abbiamo visto in passato, è stato difeso di fronte alle critiche dei primi anni, del primo anno decisamente dure,
poi è diventato un giocatore importante, anche un simbolo per la tifoseria. Dopodiché cosa è successo? Il trasferimento al Milan dopo tanti anni, tante vittorie, poi il ritorno alla casa base, sempre un passo indietro anche se vogliamo a quelli che sono stati i capitani veri e propri del dopo Del Piero, quindi Buffone, Chiellini. La fascia sul braccio di Leo è durata meno di un anno ufficialmente, perché Chiellini va via e Bonucci non termina nemmeno da capitano la stagione in cui appunto è lui il leader, ora è Danilo, quindi diciamo che la storia tra Bonucci e la Juve è stata una storia lunga, una storia vincente, finita male, ma ad ogni modo una storia complicata, molto complicata, per più motivazioni. Finisce tutto qui, nel senso che ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, Bonucci dovrebbe salutare la Juventus, forse anche l'Italia, però sicuramente non fa piacere. Ho visto una clip di Cambiaso felicissimo dopo aver ricevuto la maglietta autografata da João Cancelo, il suo idolo. È stato meraviglioso pensare che anche i calciatori possano emozionarsi di fronte a queste cose qui. Sembrava veramente un tifoso o un bambino. Meraviglioso. Vi consiglio di recuperare il tutto anche con l'audio, perché l'audio poi rende, si sente quella vena italiana di Cambiaso che va a condire il tutto, ed è stato molto 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 bello, mi ha emozionato. Però ora dobbiamo parlare dei giocatori migliori, di quelli peggiori e di quelli di cui bisogna fare un paio di chiacchiere, che rimangono un po' nel limbo della discussione, che abbiamo visto all'interno di queste tournée, di queste amichevoli pre-campionato, perché ora inizia invece il vero e proprio campionato, ora inizia il bello, inizia l'ufficiale, quindi tutto quello che abbiamo visto adesso non vale più, non conta più, è stata semplicemente una preparazione a quello che ci attende. Vabbè, io ve la butto lì, uno dei giocatori che mi ha impressionato di più in questa tournée è stato Pinsoglio. Pinsoglio, perché ragazzi, se ci pensiamo, Pinsoglio non ha preso gol col Milan, e anzi ai rigori è stato quasi un match winner, non ha preso gol col Real Madrid, non ha preso gol con l'Atalanta, non ha preso gol con la Next Gen, quindi Pinsoglio non ha mai preso gol. Ha giocato 4 partite, degli spezzoni, alcune partite tanto come la Next Gen, ma non ha preso gol. Quindi Pinsoglio, a sorpresa, è uno dei migliori giocatori di queste amichevoli bianconere. Ora dovrebbe rientrare Szczęsny, è rientrato in gruppo da quanto leggevo. Un occhio, secondo me, sempre sul nome di Szczęsny, sul nome di Kostic, su quei nomi lì di giocatori che comunque hanno oltre 30 anni e possono essere ceduti sul mercato, possono togliere degli ingaggi importanti. Secondo me bisogna darci un occhio fino all'ultimo. È pur vero che stiamo parlando del 16 di agosto, quindi il mercato è quasi praticamente finito. Ma temo che la Juve questo importi se non poco niente. Quindi un occhio, però Pinsoglio credo che sia stato uno dei migliori. Uno di quelli che mi ha impressionato di più è stato Weah. Se riesce a mantenere questi standard Weah, ragazzi, questa è freschezza allo stato puro. Qua c'è una corsa, una fluidità, una velocità, ma veramente degli scatti di un certo tipo che possa essere preservato dal punto di vista fisico e muscolare, perché è un attimo che giocatori come questo possono avere dei problemini e possano limitare una carriera. Perché se questi giocatori qui iniziano a perdere dal punto di vista fisico, è un gran bel problema. Ma Weah, meraviglioso in questa tournée, è stato fantastico. Così come è stato un giocatore molto interessante Cambiaso, diciamo quasi da titolare. Quasi da titolare, perché l'abbiamo visto spesso e volentieri padrone di quella fascia mancina, l'avevamo visto appunto inizialmente col Milan, l'abbiamo rivisto anche l'altro giorno con l'Atalanta, questa sorta di intesa tutta italiana sulla corsia mancina con Chiesa, perché permette un determinato tipo di gioco, quindi stringe Cambiaso, si allarga Chiesa, o difende un po' di più Cambiaso e attacca un po' di più Chiesa. Queste cose qua che fa la differenza, l'utilizzo degli spazi in una maniera decisamente diversa rispetto al passato, e attenzione che Cambiaso può prendersi il posto da titolare nella Juventus, a maggior ragione se davvero poi Kostic è destinato alle uscite. Uno di quelli che mi sembrava più in forma in assoluto era Moise Kean, poi qualche problemino fisico per lui, quindi dobbiamo monitorare al momento la situazione. Kean non è ancora chiara, dovrebbe comunque cavarsela in poco tempo, però Kean mi è sembrato molto in forma. E mi è sembrato un giocatore di assoluto talento, anzi Nicolussi Caviglia. Vedremo se rimarrà la Juve o se andrà in prestito, se uscirà negli ultimi giorni di mercato, ma questo è un calciatore che mi ha veramente impressionato tantissimo. Invece quello che mi ha impressionato più di tutti, completamente contro il pronostico dell'età e dell'esperienza, perché stiamo parlando di un classe 2005 che non aveva mai giocato in Serie A, ma Huijsen veramente è sembrato un veterano, un giocatore meraviglioso, un difensore centrale
con tecniche e fiuto del gol che sembrava perfettamente a suo agio, come se lì nella difesa della Juventus ci avesse giocato negli ultimi 5, 6, 10 anni. Quindi meraviglioso, lui e Yıldız saranno aggregati alla prima squadra, con ovviamente un occhio di riguardo anche sulla next gen, cioè si alleneranno sempre con la prima squadra e poi di partita in partita si deciderà dove saranno più utili, però tanta 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 roba. E parlavamo di veterani, di difensori che hanno giocato tanti anni nella difesa della Juventus, proprio come Alexandru, e proprio da lui iniziamo quelli che sono stati invece un po' più flop, perché Alexandru è vero che dal punto di vista del pressing offensivo gli abbiamo visto fare due o tre robe un pochettino diverse dal solito, però qua non stiamo parlando più del singolo quanto più di un determinato atteggiamento di squadra, e quando invece si trattava di impostare o difendere, usare un po' più di concentrazione, beh, Alexandru mi è sembrato uno dei giocatori meno pimpanti, devo dire così. C'è stata poi la partita col Milan dove, per dire, Gatti ha avuto due disattenzioni forti, anche lui si potrebbe inserire in questa categoria, sono state disattenzioni di reparto, però Alexandru gli ho visto fare veramente degli errori singoli, banali, e mi dispiace perché l'anno scorso da braccetto di sinistra era stato reinventato, aveva avuto una sorta di seconda parte di carriera aggiuntiva, qualcosa di questo tipo, e invece adesso un netto passo all'indietro. Vediamo come finirà, questa è l'ultima stagione di Alexandru, non ci sono più rinnovi automatici che tengano. Giocatore che alla Juventus, insomma, non fa così utile se non dal punto di vista numerico. Vediamo se sarà in grado di dare qualcosa nell'ultima apparizione, nell'ultimo anno con la maglia della Juve. Stiamo parlando dello straniero con più presenze in assoluto nella storia bianconera, quindi non è assolutamente pizza ai fichi. Dall'altra parte c'è Locatelli, un nuovo modo di impostare da dietro, con la Juventus che cerca di non alzare la palla, anzi si spera sempre di andare palla a terra anche dalla costruzione da dietro col portiere. Queste dovrebbero essere manovre attuate da Magnanelli, entrato fresco nello staff di Allegri proprio per curare questi particolari, e come il pressing offensivo tra le altre cose. Locatelli l'abbiamo visto sempre un po' più basso rispetto agli altri centrocampisti, quasi a posizionarsi come secondo difensore centrale, con invece i braccetti difensivi ad allargarsi, ad aprirsi, a creare una linea da 4 in difesa. Locatelli però, dal punto di vista dell'impostazione, non ha avuto migliorie rispetto all'anno scorso, e ho ripetuto allo sfinimento questo motto: se a Locatelli non viene chiesto di impostare, è inutile che facciamo la pulce a Locatelli, cerchiamo il pelo nell'uovo a Locatelli, perché un conto dal punto di vista delle chiusure dove eccelle, un conto dal punto di vista dell'impostazione dove non c'è. Però se iniziamo a giocare da dietro e iniziamo ad avere quella pulizia di passaggio pulita, proprio cercando di fare iniziare l'azione dalla difesa, dal portiere, dal mediano davanti alla difesa, ecco che lì invece a Locatelli voglio decisamente di più. Quindi se la Juventus deciderà davvero di optare per questa nuova strada, una nuova costruzione più pulita, più in velocità e così, allora io da Locatelli non è che voglio, io pretendo. Perché i mezzi tecnici ce li ha, poi non è un regista, non ha i tempi del regista, non è quel tipo di giocatore lì. Ma un giocatore che possa fare una costruzione pulita da dietro, Locatelli lo è assolutamente. L'abbiamo visto a Sassuolo, ai tempi di De Zerbi, e adesso lo vogliamo vedere anche la Juve. Ovviamente, ripeto, sempre che la Juve voglia andare in quella direzione lì. E mi auguro veramente che possa accadere questo. E da Locatelli queste cose non le ho viste. Ho visto molto male Milik. Molto male Milik, l'ho visto con una buona intesa con Kai Jorge, che potremmo mettere nei top, però mi sembra anche troppo poco perché ha giocato soltanto contro l'Under 23 e sappiamo che Kai Jorge ha qualche problemino, attendo di vederlo ovviamente contro una prima squadra vera e propria. Anche Vlahovic ha fatto fuoco e fiamme, ha fatto due gol in pochi minuti, però quella partita lì tendo un attimino a lasciarla da parte, perché stiamo parlando di una partita ovviamente non con dei pari livello come quella di oggi con l'Alessandria. Praticamente, però Milik l'ho visto abbastanza arrugginito, e attenzione che Milik, a parte l'inizio di stagione l'anno scorso dove aveva mostrato di essere particolarmente brillante, ma con una preparazione fatta altrove, quella col Marsiglia, io da Milik ora pretendo qualcosina di più. E quando è entrato l'ho visto proprio un pochino macchinoso, quindi dai Arek che le qualità tecniche ce le hai assolutamente. Un giocatore che non mi è piaciuto e che non mi piace, ma ve l'ho già detto, è Barrene Cea, che è andato in prestito al Frosinone e quindi non farà parte della rosa della Juventus. Uno che invece non ha mai giocato e viene utilizzato nei flop semplicemente perché non ha avuto un minutaggio, è De Winter. Anche lui è già partito ed è andato al Genoa, quindi sono giocatori che non faranno parte della rosa della Juventus l'anno prossimo. Alcune discussioni, che sono dei giocatori che per un motivo o per un altro mi hanno impressionato in positivo o in negativo. Federico Chiesa. Io quel ruolo lì da seconda punta non ce lo vedo proprio, cucito addosso a Fede, però
quando l'abbiamo visto posizionato nel 3-5-2 in appoggio a Vlahovic o in appoggio a Ken, con Cambiaso che cercava di dargli quell'ampiezza di cui parlavamo prima, quindi Chiesa che comunque gioca sulla carta da seconda punta, ma sul campo poi va a prendersi lo spazio a sinistra, quello è tutto un altro discorso. Chiesa non ha fatto gol, è vero, Chiesa ha concluso la pre-season con 0 gol, ma è entrato tantissime volte all'interno delle azioni dei gol, è stato un giocatore chiave nello sviluppo di quelle azioni offensive. Quindi Chiesa, che l'anno scorso ha siglato gli ultimi 2 gol del campionato della Juventus a Empoli e a Udine, adesso diventa un giocatore magari meno incisivo negli ultimi metri in zona gol, nel senso vedremo meno gol di Federico Chiesa, ma molte più azioni offensive della Juventus che partono da Federico Chiesa e si tramutano in gol con Weah, con l'inserimento della mezzala, con l'altra punta, con non lo so, magari Locatelli che l'anno scorso ha segnato troppo poco, ci faccio la firma. Quindi Federico Chiesa è una discussione interessante. McKennie, ma che cos'ha? Adesso dicono è rientrato in gruppo, l'abbiamo visto una volta con Real Madrid, ha fatto la partita della vita, no, abbiamo visto 2 anche col Milan dove non mi era piaciuto, infatti McKennie e Miretti li metto insieme perché col Milan mi era piaciuto tantissimo Miretti e 0 McKennie, con Real Madrid mi era piaciuto tantissimo McKennie e 0 Miretti. Bisogna cercare di capire questi due giocatori come vengono visti, perché io oggi ho la percezione che siano entrambi giocatori pronti a lasciare la Juventus, non sicuri del posto da titolare. Miretti ovviamente sul profilo del lancio della carriera, McKennie è un giocatore con dei problemi fisici che non sa effettivamente se sarà un giocatore della Juve o no, se rimarrà la Juve, se sarà un titolare o una riserva, se potrà essere riceduto a gennaio, se arriverà un'offerta. Su McKennie sono un po' preoccupato. E su Miretti mi piacerebbe sapere che invece hanno le idee chiare, più chiare di vediamo all'ultimo giorno di mercato che cosa succede, poi al massimo ti diamo in prestito. Non mi sembra questo il modo giusto di valorizzare un giocatore come il Fabio Miretti, che dovrebbe avere comunque anche un talento rispetto, diverso rispetto agli altri, dato che è un classe 2003, ha già fatto una stagione intera in Serie A con la maglia della Juventus e aveva terminato la stagione precedente quasi da titolare le ultime 5-6 partite, quindi giocatore a cui Allegri crede, in cui Allegri crede. Kostic, fateci sapere appena possibile che tipo di giocatore è oggi Kostic, perché? Perché Kostic non si capisce, no? Kostic non lo sappiamo, è un titolare, non è un titolare, lo state per cedere, perché ha giocato così poco, non sta bene, ha dei problemi fisici, è limitato a quella cosa lì, banalmente Cambiaso vi sembra più pronto. Su Kostic c'è una discussione da fare. Vlahovic, quindi cerchiamo di prendere un pacchetto con i compagni di nazionale. Usciranno entrambi dalla Juve? Adesso mi sembra difficile una cessione di Vlahovic, ma mai dire mai, ve lo dicevo prima con Szczęsny, ve lo dicevo con Kostic, ce lo dico anche con Vlahovic. Vlahovic non ha giocato col Milan per la pubalgia, poi gioca gli ultimi minuti con Real, fa gol, esulta, quell'esultanza lì anche un po' polemica, poi la doppietta con la Next Gen, il gol oggi contro Alessandria, quindi comunque Vlahovic 4 gol in questa pre-season li ha fatti. Però mi ha dato l'impressione di essere un giocatore che ancora non è al 100% inserito all'interno della proiezione offensiva della squadra. Poi quello di oggi non l'ho visto, però ribadisco, su 4 gol, stiamo parlando di 3 gol a delle squadre non di Serie A, come Alessandria e Juventus Next Gen, stavo dicendo Alexandria, sarebbe bellissima una squadra completamente composta da Alexandro, Alexandria potrebbe essere il mio nuovo nome al fantacalcio, me lo segno perché diventa veramente fighissimo, e un gol al Real Madrid negli ultimi minuti dove il Real stava cercando di pareggiare la partita dopo un secondo tempo di assedio, invece devo vincere 3-1, una sorta di follia. Quindi non mi farei ingannare dal numero di gol di Vlahovic, perché comunque dentro le prestazioni ho sempre trovato anche quel pelino nell'uovo, banalmente l'altro giorno con l'Atalanta non mi è sembrato mindsettato nella maniera giusta. Bisogna ragionarci, è ovvio che un giocatore del genere sballottato sul mercato, lo cedo o non lo cedo, oggi va lì, poi domani va là, sull'offerta di qua, non lo vogliamo vedere ma se arriva l'offerta, con dei problemi fisici, quando è che ci faranno sapere quella visita a Monaco di Baviera sulla pubalgia come è andata a finire? No, aspettiamo tranquillamente, poi gioca, quindi sicuramente sarà andata a finire bene, però questo tra l'infortunio e tra le voci di mercato, insomma, sia lì. E l'ultima, sulle Ealing, perché sono stati utilizzati in ruoli non proprio loro, mezzala Ealing, esterno a destra sulla tutta fascia, non sono i loro ruoli e quindi bisognerà capire cosa fare con questi due giocatori. Ragazzi, queste sono le mie considerazioni, aspetto le vostre qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domani.